Ciao a tutti. Sei giunto lassù tra le piante o sei solamente una voce vagante? Non è ancora primavera e il cuculo, con il suo caratteristico verso, non può rispondere a questa domanda che gli fa un celebre poeta romantico inglese dell'Ottocento, Wordsworth. Sono secoli che il cuculo ha stupito non solo i poeti, ma anche filosofi, scienziati dai tempi di Aristotele, non solo per il suo verso, ma soprattutto per il suo strano comportamento da parassita. Lo vedremo nel primo film di oggi. Benvenuto, prediletto del maggio. Un bipede alato non sei tu davvero, ma proprio un folletto, un soffio, una voce, un mistero. E un mistero il cuculo lo ha veramente rappresentato per gli scienziati, in fondo ancora oggi per il suo strano comportamento che lo ha fatto diventare non solo simbolo della primavera, ma anche della pigrizia e dell'inganno. Sì, perché come vedremo tra poco, per il cuculo il nido del vicino è davvero sempre il migliore. Il 20% dell'Italia è ancora coperto di boschi, ma i continui tagli e incendi raramente consentono agli alberi di svilupparsi fino a raggiungere grandi dimensioni. I grandi alberi sono un importante rifugio per tante specie animali. Le foglie lobate di questa quercia nascondono il nido degli zigoli neri. Molti piccoli uccelli cercano gli insetti nel fitto del fogliame. Gli insettivori sono in gran parte migratori. La sterpazzolina ha volato per più di 5.000 km per tornare a nidificare in questo bosco di querce. La natura ha giocato un brutto scherzo a questa coppia di occhi cotti. Un cuculo ha deposto il suo uovo nel loro nido. Ora il pulcino, nato in anticipo rispetto ai pulcini della specie che lo ospita, si affretta a farsi spazio per restare così l'unico abitante del nido. L'adozione è immediata. Gli occhi cotti reagiscono al piccolo cuculo con naturalezza, stimolati nel modo giusto dal becco aperto che chiede il cibo. I cuculi, che per riprodursi distruggono tante covate di piccoli uccelli insettivori, hanno comunque i loro meriti perché sono tra i pochi animali in grado di nutrirsi dei bruchi del bombice della quercia, limitandone la diffusione devastante. Nonostante le foglie di quercia contengano tannini ed altre sostanze poco digeribili, questi bruchi ne sono veramente ghiotti e vanno avanti come macchinette. Il bombice della quercia è uno degli insetti più famosi del mondo. È stato studiato a fondo proprio per i danni che ha causato ai boschi di querce, soprattutto in America, dove
dove è stato introdotto accidentalmente più di un secolo fa. Sono stati individuati così i meccanismi naturali di controllo della specie. Esiste anche un altro importante predatore specializzato nella loro cattura, la calosoma. Il coleottero dalla lucente corazza di chitina non teme i peli urticanti del bruco. Questi insetti predatori sono stati impiegati con successo per combattere le infestazioni dei bruchi in America. In poche settimane la popolazione dei bruchi viene notevolmente ridotta. I sopravvissuti raggiungono la cima sicura di un ramo e iniziano la metamorfosi protetti da un intreccio di fili di seta. Querce sono state danneggiate, ma aceri, frassini, olmi e carpini sono rimasti intatti. Il prossimo anno i bombici prenderanno di mira un'altra zona e consentiranno a questo tratto di bosco di svilupparsi regolarmente. Il giovane cuculo è cresciuto molto rapidamente. Dopo una sola settimana è già più grande dei genitori adottivi che hanno faticato per lui come per un'intera nidiata. Le sue feci sono raccolte in un sacchetto ecologico e allontanate con premura dal genitore adottivo. Sulla corteccia queste farfalle satiridi si mimetizzano perfettamente. La colorazione vistosa della parte interna delle loro ali è utilizzata per comunicare con una sorta di linguaggio Morse. Sono passati solo 4 mesi dalle piogge primaverili che hanno dato vita al bosco. Nel frattempo gli uccelli hanno allevato i loro piccoli, le querce hanno sopportato gli insetti defoliatori e tanti altri organismi hanno chiuso un ciclo importante della loro esistenza.